Signore e signori, benvenuti a Thai Box Mania! Invito tutti a prendere posto perché comincia lo spettacolo. Vado a presentare un incontro di Thai Box, categoria femminile, 59 kg. Arbitra la signora Liliana Voiku. Ci siamo. All'angolo blu, con un record personale di 41 match, 37 vittorie, delle quali 2 per KO, la 9 volte campione di Francia, Angelina! Stasera è unica. Panza! Si sente la tensione. Quando si sale sul ring possono passare tante cose. Scorre l'adrenalina, si sente la tensione. Colpo dopo colpo, round dopo round. Scorre il sudore insieme al tempo di ogni ripresa. Sangue viene versato, lacrime forse. In serate come queste ci sono conti da regolare, dinastie da imporre, stelle da fermare, forza e talento, tecnica e precisione che si intrecciano tra titoli mondiali, corde ed angoli. Di tutto in serate come questa, anche se di serate come questa non se ne trovano. I migliori combattenti al mondo sono qui. Stasera è unica, stasera è Thai Box Mania 2017. È il vostro Daniele La Spina che vi parla dal Pala Ruffini di Torino per questa nuova edizione di questo straordinario evento. Con me c'è Marco Ghirone, cui do il benvenuto. Grazie Daniele, è un onore tutto mio davvero essere qui per commentare questo grande, grandissimo gala delle arti marziali miste della Thai Box. Simone Casano sarà il nostro anfitrione per questo gala di Thai Box Mania, che sta già sparando i primi fuochi importantissimi, perché stanno già entrando, sono già entrate e sta entrando la prima stella di questa serata, Martina Micheletto, che sfiderà Angelina Pansa, ovvero la sua sfidante che è entrata poc'anzi, l'avete vista durante l'introduzione. Ci scusiamo appunto se abbiamo coperto per un attimo Simone Casano, farà poi lui gli onori di casa per tutto il resto del galà, ma ora si fa sul serio e presenta tu Marco la serata, l'incontro che darà il via alla serata. Beh, davvero dai curriculum queste due atlete si presentano da sole, partiamo dall'angolo blu, questo sarà un match valevole per le K1 Fight Code Rules, 3 round da 3 minuti ciascuno. Angelina Pansa all'angolo blu, fighter francese allenata da coach André Pansa, si allena a Strasburgo per l'omonima palestra. Tanto per ripeterci, la Pansa Gym, lei di Strasburgo, Francia, lei è una delle lottatrici più interessanti del panorama francese. Le round girl non lasciano adito a dubbi, ovviamente. Prima ripresa che sarà saggiamente arbitrata, diretta da Liliana Voiku, il membro femminile della direzione gara, che si alternerà tra giudici e arbitri. A proposito, giudici di questo incontro saranno Matteo Manganello, Roberto Geri e Giorgio Iannelli, che eventualmente decideranno l'esito dell'incontro dando il punteggio. Qualora si arrivasse ai punti, Martino Micheletto dunque contro Angelina Pansa, due atlete di livello stratosferico per lanciare subito nella stratosfera questa serata che promette fuoco e fiamme. Due atlete sicuramente interessanti, Micheletto la conosciamo ormai, lei ha un passato tra l'altro nell'atletica leggera e poi è passata agli sport da combattimento, agli sport da ring, una grande campionessa di K1 e il match parte subito. Parte subito con Martina Micheletto, che vedete con pantaloncini bianchi e top bianco e nero, invece Angelina Pansa sarà top azzurro e nero, pantaloncini neri con dei bordi arancioni. Subito il clinch di Martina Micheletto, che prova a piazzare qualche ginocchiata. Un bel lavoro in avvio di Micheletto, che avvicina il corpo della sua avversaria e cerca subito di ginocchiare come sa fare lei. È un'atleta molto veloce, usa tanto le leve basse come abbiamo visto adesso. Un atleta che ha questo tipo di vantaggio oltretutto spesso e volentieri, come anche in questo caso dove Angelina Pansa paga qualche centimetro, ma soprattutto qualche centimetro nelle leve, nella portata, che può dare un vantaggio a Martin Micheletto, che è qui anche per fare un po'
come dire, difendere gli onori di casa in questa dicotomia italo-francese che si riproporrà nel corso della serata. Tenta di bloccare il calcio di Angeliano Panzana, mi chiedetto che poi prova a restare al centro del ring sugli spostamenti della Transalpina, va sulla guardia, poi la risposta della Transalpina fuori misura, davvero un match che è partito bene. Calci pesanti, colpi duri, quelli di Martin Micheletto con Angelina Panza, che però riesce sempre ad accentrare la sua posizione, sembra quasi che cerchi il contatto fisico per evitare appunto che le leve lunghe di Micheletto possano essere un fattore. Deve accorciare la distanza, prova ancora con questi low kick, poi la ginocchiata di Micheletto, il destro a gancio che va a bersaglio. Adesso deve stare attenta Angelina Panza perché sa che può accelerare quando vuole la Micheletto. Le ginocchiate dal clinch, tenta di uscirne schiacciandola alle corde, riesce in questa manovra evasiva. Ha rischiato di abbassare troppo il baricentro Angelina Panza e scoprire quindi il volto, come in questo caso però. Ancora diversi colpi, poi la ginocchiata, il clinch che va fermato perché la Panza ha abbassato il bersaglio del volto, cosa irregolare perché... E diventa pericolosa ancora la Micheletto con il middle kick a segno, davvero una macchina in questo avvio. Tecnica da manuale perché sposta il gancio sinistro di Panza, scoprendo quindi completamente l'addome dell'avversaria. In Micheletto che abbiamo visto prima nel corso della serata a fare quasi da secondo, a stare nell'angolo per cercare di essere di aiuto, e ora però lei la protagonista sul ring. Angelina Panza che arriva forse con gli sfavori del pronostico, ma che sa che una vittoria potrebbe essere estremamente preziosa per lei, la sua carriera. Entra in qualche modo la Panza che poi però si deve difendere. La spazzata irregolare perché c'era già il road break. Match velocissimo comunque da parte di Martin Micheletto, non sta lasciando spazio per respirare all'avversaria che è un po' alle corde, infatti letteralmente ora alle corde. Ancora la ginocchiata in questo finale di prima ripresa, ancora il clinch, arriva il segnale che sancisce i 10 secondi rimanenti nella ripresa. Cerca ancora il break la Panza per arrivare perlomeno, ecco qua, al primo intervallo di questo primo match, che vede la Panza un po' in affanno ma che è riuscita per ora a contenere bene le avanzate di Martin Micheletto, che dal canto suo, pur attaccando tanto, non si è scoperta più di tanto alla avversaria. Martin Micheletto che ha un buon ricordo di Torino sicuramente per quanto riguarda le sue gare qui al Palaruffini proprio l'anno scorso a febbraio, tra l'altro, quindi un anno più o meno solare, diciamo che siamo a fine gennaio fa, vinse il loro mondiale WKU davanti a tantissime persone come quelle che assiepano l'impianto al Parco Ruffini di Torino proprio come oggi, quindi contro la spagnola Estela Garcia fu una grande grande vittoria ai punti. Garcia che era una star, e ancora una star del circuito Fusion spagnolo. Il 51esimo incontro da professionista per Martin Micheletto, che qua vuole provare a mettere a segno la 34esima vittoria della sua carriera da professionista. Fuori secondi, si ricomincia con il secondo round. Vediamo la Micheletto e la Panza a centro della ring. Ora fase di studio, non può essere dimenticato il primo round, però la Panza deve provare a resettare se è vero che ha subito quanto noi abbiamo notato. Attenta la proiezione, si va addirittura al tappeto, non consentito però la lotta al tappeto, quindi c'è il break dell'arbitro. Esatto, consentite solamente le proiezioni e i passi in avanti due in realtà per spostare l'avversario, ma ovviamente le proiezioni d'arti marziali miste qui non sono consentite. Un altro sport, un'altra disciplina. Intanto ancora adesso l'avanzata della Panza che prova a pigiare il piede sull'acceleratore oltre che sull'addome della Micheletto. Stavolta costringe l'atleta italiana al corda. Ancora il front kick della Panza, risponde a tono Martin Micheletto. Ora adesso cerca di accorciare le distanze, spinning back elbow che va però a vuoto. Ora ancora il break dopo il clinch. Sembra uno squalo da Micheletto perché sta piano piano girando intorno all'avversaria in attesa del momento giusto per colpirla. Una grande stratega. Prova a impostare così allora la sua strategia sulla francese, che in qualche modo è anche costretta allora a prendere l'iniziativa, deve provare a inventarsi qualcosa. Qui entra con un bel gancio sinistro in allontanamento,
e adesso evita il calcio sinistro della Micheletto. Ancora la risposta di Panzato con l'entrata di Micheletto, lotta serrata dalla clinch che viene interrotto. Il clinch che sta diventando una salvezza almeno a livello di colpi per Panzà, che non riesce a arrivare diretta al volto dell'atleta italiana. La distanza Micheletto con la gamba destra, scusate, poi ancora il clinch, le ginocchiate della Micheletto parate dal braccio destro di Panzà. Ancora l'atleta di Strasburgo che induce alla break e deve provare a restare concentrata. Subisce il middle kick, Superman punch sulla guardia della Micheletto, poi la risposta della Micheletto fuori misura. Cozzano ancora le due, le ginocchiate alla gamba, di circostanza che di altro. Ritmo che non si alza troppo, Daniele, a parte in questo caso con il gancio sinistro di Micheletto, che sembra comunque molto in controllo. Sembra decisamente in controllo dell'incontro, anche se Panzà ha portato alcuni colpi a bersaglio in maniera molto pulita. Ancora però adesso subisce un po' l'iniziativa della Micheletto, che entra ripetutamente con i calci. Caricato ancora una volta, entrambe le volte sulla guardia, prova ad aprire la guardia della Micheletto. Bello ancora questo scambio. Bello scambio, è entrata solo in questo caso, tra l'altro, in maniera pesante. Gli altri colpi sono stati sempre quasi leggeri, delle carezze che danno molto fastidio. Piena distanza col front kick, finisce la seconda ripresa. Leitmotiv simile a quello del primo round, ancora non c'è un dominio preciso e chiaro quando siamo alle soglie dell'ultimo round. Non c'è un dominio, però Martin Micheletto sta piano piano portando acqua al proprio mulino e sicuramente è in grado di giocare col cronometro. Credo che ai punti sia in vantaggio, la posizione soprattutto predominante nel ring la fa risaltare rispetto alla sua avversaria. Lei riesce a tenere molto bene la postura e soprattutto non ha permesso mai all'Angelina Panzà, la francese, di arrivare mai sotto la sua guardia. Quindi ottima gestione di Martin Micheletto, che non sta strafacendo nulla, fa il suo e lo fa bene, porta a casa il match finora. Strategia che è utile ad arginare le avanzate della Panzà, che inevitabilmente vuole accorciare le distanze, anche perché lei è specialista della box all'inglese, diciamo, tra virgolette, insomma un po' più vicina alla box tradizionale. È stata anche di bronzo ai campionati d'Europa di quella disciplina, è una grande specialista, quindi a maggior ragione vuole cercare di arrivare a distanza utile per colpire Martin Micheletto. Parte il terzo e ultimo round di questo primo combattimento del Gala di Thai Boxmania 2017, questo Pala Ruffini davvero gremito, come potete vedere, a favore di camere. Grande il lavoro dell'organizzazione per portare tanti tifosi esperti qui a Torino e non. Intanto il spinning back fist della Micheletto ha sfiorato il volto dell'avversario. Sì, peccato, perché era partita molto, molto rapida. Peccato ovviamente per Micheletto, meno male per Angelina Panzà, che era leggermente in ritardo, aveva la guardia un po' più bassa del solito, di come la sta tenendo finora. Entra con il middle kick sinistro, poi tenta la proiezione Micheletto, non arriva, però cerca di stare concentrata la stretta azzurra. Intanto viene schiacciata ancora una volta alle corde dalla pure campionessa di Francia. Bello lo scambio ancora a ridosso delle corde, entrambe stanno cercando di tenersi a distanza l'una dall'altra e quando sono vicine cercano sempre il clinch, perché in questo modo si rischia veramente di meno e questo favorisce la Micheletto. Inevitabilmente favorisce la Micheletto, che ora prova a tenere la presa lanciando qualche ginocchiata parzialmente a bersaglio. Ancora il jab sinistro, come pensate, che però non riesce. Non riusciva a scrollarsi da di dosso, perché Micheletto gioca bene con l'equilibrio, riesce sempre a portare il peso dal lato giusto e a scaricare la tensione e spostare gli equilibri dell'avversario. Anche ultimo minuto e mezzo di match ancora da disputare. Micheletto vuole rimanere concentrata e in posizione di dominio, scarico questo spinning back fist della Panzà, che è andata anche quasi a segno ma non ha dato seguito la sua manovra. Sì, credo provasse ad entrare di gomito, in realtà ci è arrivata con l'avambraccio, quindi non era pulito già in partenza il colpo. Ancora
il break chiamato dall'arbitro, una match molto statico se vogliamo, spinning back elbow qua della Micheletto a segno, il gomito in girato, ora prova a dare l'affondo decisivo con una serie di ginocchiate con panzale e corde che non riesce a uscirne, ora arriva il break che vengono coinvolte in maniera attiva le corde, quindi si deve ripartire dal centro ring, non vuole mollare la Micheletto, prova a rispondere attorno alla panzata, però entra soprattutto la Micheletto che prova a guadagnare anche dall'incitamento del pubblico di Torino, ancora una serie di colpi che va a bersaglio sulla panzata che ormai è un po' in balia, prova a rispondere con questo calcio in girata, in giravolta che però poi provoca il fatto di dare la schiena all'avversario, cosa non ha permesso. Ultimi frangenti di questo primo incontro d'esordio del gala di Thai Box Mania 2017, le due ragazze vanno ancora una volta in clinch a centro del quadrato. Ultimi spunti di questo match, high kick della Micheletto, si va alla decisione dei giudici. Decisione che credo andrà a preferire Martin Micheletto, l'atleta della Fighting Club Valle d'Aosta di coach Manuel Bettas, 8 volte campione mondiale da atleta, quindi da lottatore effettivo. Qua rivediamo il back fist che non riesce, non precisamente, almeno non pieno, quindi una serie di colpi di Martin Micheletto nell'affondo che abbiamo commentato, quello in cui ha cercato di chiudere il match prima di arrivare ai punti non riuscendoci, però credo che comunque dei punti effettivamente li abbia fatti guadagnare. Grande lavoro anche dai ragazzi dello staff, delle riprese, della regia, che ovviamente ci offrono questo fantastico spettacolo qui dal colpo d'occhio del Pala Ruffini di Torino, che ospita questa bellissima manifestazione che per l'ottava edizione si ripropone qui a Torino come punto di riferimento per gli sport a combattimento in generale e nella fattispecie per queste discipline. Ora colloquio col proprio allenatore Angelina Panza, forse non soddisfatta pieno della sua prestazione, mai dire mai, adesso noi, e lo rivedrete, lo riproporremo questo nostro comportamento nel corso della serata, eviteremo, Marco, di sbilanciarci meglio tanto. Per tutti esatto, perché ovviamente sarebbe ingiusto, soprattutto è un lavoro che dei giudici. Allora lasciamo la parola a Simone Casano per il verdetto ufficiale. E vince con verdetto unanime all'angolo rosso Martin Micheletto, è la vittoria numero 34 della carriera di Martin Micheletto, che contiene un'ottima striscia positiva qui a Torino. Onore delle armi ad Angelina Panza, però la vittoria per decisione unanime arride all'italiana.